Ultimo appuntamento ieri a Castelfranco per sfide il Festival della Sconfitta, raccontare la propria storia, due fuoriclasse del nuoto, l'olimpionico Massimiliano Rosolini e la campionessa paralimpica Giulia Ghiretti. Alessandro Ioni. Ci sono le sconfitte in gara che ti costringono a riflettere e a guardarti dentro, ma ci sono anche i bivi del destino che ti impongono di reagire e rimetterti in gioco in contesti probabilmente mai considerati prima. Emerso tutto questo nelle testimonianze di Massimiliano Rosolino e Giulia Ghiretti nell'ultima giornata di sfide, il Festival della Sconfitta, un weekend di confronti e riflessioni con i protagonisti dello sport a Castelfranco Emilia. Nell'incontro L'acqua mi ha cambiato la vita, i due nuotatori hanno raccontato la loro storia. Lui, medaglia d'oro a Sydney, uno degli atleti azzurri più vincenti di sempre in vasca. Lei, ex ginnasta, rimasta paralizzata alle gambe dopo un incidente in allenamento e trasformatasi in fuoriclasse del nuoto paralimpico con 3 titoli mondiali e 3 medaglie paralimpiche, 2 argenti e un bronzo, tra Rio 2016 e Tokyo 2020. Per entrambi, vittoria e sconfitta sono ingredienti necessari di una vita da sportivi in cui la sfida costante è innanzitutto quella con se stessi. Le sfide sono all'ordine del giorno, in acqua, nella vita, credo che ognuno di noi abbia le sue sfide quotidiane. Ovvio che per arrivare in alto devi delle volte cadere e quando cadi devi sapere che più dall'alto cadi, delle volte più in alto puoi tornare. Ma io ho vinto perché ho accettato la sconfitta, ho vinto perché ogni sconfitta è stato un modo in più per reagire, per contraddistinguermi, perché probabilmente molti avversari non hanno vinto perché non hanno saputo trasformare la sconfitta in vittoria o comunque in una rivincita. Il mettersi in gioco tutti i giorni è quello che può essere la nostra chiave vincente e quindi il divertirsi quotidiano nel fare lo sport, nel fare tutto quello che noi facciamo, credo che sia la cosa più bella e la cosa che noi dobbiamo continuare a fare. Noi siamo stati creati per poter sopportare la paura che ci spinge a sprigionare tutta la nostra forza in pochissimo tempo. Però se la paura domina quello che è l'entusiasmo, quello che domina quello per cui abbiamo lavorato, diventa stancante, il serbatoio dell'energia poi si esaurisce.